5 o 6 anni fa, Roma era la capitale di un paese distrutto e in miseria. Oggi dei disagi del dopoguerra nessuno si ricorda più. Guardate come la vita è tornata piacevole. A Roma, per via Veneto, la folla cosmopolita riempie i caffè come nei tempi migliori. Le edicole traboccano delle stesse pubblicazioni che trovate a Parigi o a New York. È un segno, anche questo, che Roma è uno dei più grandi centri turistici del mondo. I piaceri della vita romana, le sue stagioni meravigliose, le grandi case di moda, i negozi scintillanti e lussuosi, i ritrovi mondani offrono un quadro seducente ai ricchi stranieri e alle signore eleganti. L'Italia che conoscono i turisti, l'Italia che appare nelle pagine illustrate delle grandi riviste internazionali. Ma l'Italia che i turisti non vedono, la vera Italia, è un'altra. Queste fabbriche, questi uomini danno l'immagine di un paese che ha saputo sopravvivere e che sta costruendo il suo avvenire. È stato un lavoro duro. Ma i progressi realizzati in questi anni dai governi democratici hanno riportato il paese ad un livello produttivo e a un tenore di vita superiori a quelli del 1938. L'industria e l'artigianato producono ora un quarto di più dell'anteguerra. La moneta è saldamente ancorata. I prodotti del mercato sono tornati a livello qualitativo delle nostre migliori tradizioni e il risparmio è in continuo aumento. Un certo benessere è evidente in tutta la vita italiana. Anche la gente di modeste condizioni ha la possibilità di motorizzarsi. Le moto leggere rappresentano un fenomeno popolare tipicamente italiano. I piccoli motori hanno sostituito le biciclette, strumenti di lavoro e mezzi di svago che indicano il migliorato tenore di vita. Non c'è dubbio che le cose vanno meglio in Italia, come dimostra anche il grande sviluppo dello sport. Ma il paese deve affrontare ancora problemi seri ed urgenti. Se gli italiani continueranno ad avere fede nel sistema democratico che si sono dati dopo la guerra, anche questi problemi verranno gradualmente risolti. Le baracche e le abitazioni di fortuna, incastonate negli acquedotti dell'antica Roma, stanno già scomparendo. Il problema sociale e quello della disoccupazione costituiscono la preoccupazione maggiore del governo. La riforma agraria e l'incremento agricolo del Mezzogiorno, voluti dal governo,
sono stati salutati dalle popolazioni delle aree depresse come il principio di una nuova giustizia sociale, più equa e più umana. Migliaia di ettari di terreno incolto sono stati divisi e distribuiti a quei contadini che da generazioni e generazioni avevano lavorato invano con la speranza di possedere un giorno un pezzetto di terra produttiva. Oggi la speranza è divenuta realtà. Con la terra vengono assegnati ai nuovi proprietari gli strumenti di lavoro, le sementi e il concime di prima necessità. E questo è soltanto l'inizio. Il paese ha fatto un grande sforzo per risalire dal baratro in cui la guerra l'aveva gettato. Gli impianti di metano, unico carburante che l'Italia produca in abbondanza, hanno avuto in questi anni uno sviluppo notevole. Grandi depositi sotterranei sono stati creati per fornire su larga scala, attraverso una vasta rete di condotti, il prezioso gas ai centri industriali, alle città, alle singole fabbriche dell'Italia settentrionale. L'industria dell'acciaio consuma molta energia metanifera. Ciò significa anche che la sua produzione tocca il massimo livello quantitativo necessario sia alla vita civile che alla difesa del paese. I rifornimenti americani ci hanno permesso di attrezzare la nostra industria con impianti tra i più moderni. E quando la costruzione di Cornigliano sulla costa mediterranea sarà portata a compimento, le acciaierie italiane avranno avuto un ulteriore decisivo sviluppo. L'intera costruzione sorge su una striscia di terra che si inoltra nel mare e poggia su fondamenta di enormi blocchi di cemento. A Cornigliano sta venendo su la più grande acciaieria d'Europa. I porti di Genova, di Livorno e di Napoli, rinati in pochi anni alla vita, hanno ripreso il traffico dei tempi migliori e intanto anche i cantieri navali sono al lavoro per la ricostituzione della flotta mercantile e da guerra. Una delle industrie più attive è quella edilizia. La crisi degli alloggi sta scemando di anno in anno, sorgono dovunque nuove case in uno stile che è ormai caratteristico dell'architettura italiana e che nella stazione Termini di Roma ha realizzato uno dei suoi più brillanti esemplari. Senza libertà la vita inaridisce in tutti i campi. Gli italiani sono ora liberi di esercitare i loro diritti politici e di partecipare alla vita democratica esprimendo con il loro voto la propria scelta. Non c'è dubbio, per esempio, che la prima ad avvantaggiarsi delle libertà democratiche è stata la vita intellettuale, la cultura, la scuola e tutto ciò che fa parte dell'intelligenza e della fantasia di un popolo come il nostro. Credete che Levi potrebbe scrivere senza libertà? Che a Moravia sarebbe permesso di dare sfogo alle sue risorse di scrittore e che l'ironia di un critico come Cecchi potrebbe manifestarsi impunemente? Il cinema italiano, mediocre prima della guerra, è ora uno dei più geniali ed applauditi del mondo. I suoi attori e i suoi registi hanno raggiunto una celebrità mai conosciuta in precedenza. Il successo del nuovo cinema italiano non è dovuto soltanto al valore dei suoi creatori, ma soprattutto alla possibilità di esprimersi liberamente. La vita italiana cammina con maggiore fiducia e speranza di prima. Strada non è facile, ma ciascuno di noi deve sentirsi parte di una forza viva che lavora per conquistare e difendere un benessere comune.